La copertina del libro nasce molto da lontano, anche se io non lo sapevo. Nasce molto da lontano perché io avevo avuto modo di conoscere Corrado Delfini, un pittore romano, quindi un astrattista soprattutto, questa sua bellissima arte. E ho avuto modo di conoscerlo e quindi, soprattutto per quanto riguarda l'uscita del secondo libro, Muro contro Muro, e anche in relazione al primo Vortice, comunque ci siamo conosciuti scambiando ovviamente pareri e opinioni su questi libri, e lui me la buttò così, ma stiamo parlando di tanto tempo fa, mi disse: guarda, se pubblicherai un terzo libro, sappi che una mia opera te la metto a disposizione come copertina, mi piacerebbe tantissimo che una mia opera diventasse la copertina di un tuo libro. E io allora all'epoca gli dissi: guarda, per il momento non se ne parla, perché non avevo ancora la prospettiva di pubblicare questo terzo romanzo. Dico, però ti dico che se mi dovesse succedere, ti giuro che ti chiamo. Il caso ha voluto che io mandassi il romanzo in concorso, poi per altre motivazioni eccetera, diciamo, sono stata contattata dalla casa editrice per poterlo comunque pubblicare, nonostante poi diciamo nel concorso non era stato diciamo inserito, però era stato letto, era stato valutato e anche positivamente. Quindi l'editore mi contattò e mi disse: guarda che il romanzo ci interessa, vorremmo pubblicarlo alla grande. Io non avevo idea di questo, però quando Corrado mi disse questa cosa, scorrendo ovviamente soprattutto sulla sua pagina Instagram tutte quelle che erano le sue opere, avevo già un pochino in mente un dipinto che mi piaceva tantissimo. Però che cosa succede? Che questo dipinto che avevo visto, che mi piaceva tantissimo, poi scorrendo sempre la pagina Instagram, a posto di questo dipinto ne ho trovato un altro che era perfetto, perché poi quel dipinto si sposava perfettamente con quello che erano le sfumature e soprattutto con quella che era proprio la storia che era raccontata nel libro. Sembrava proprio fatto ad hoc, ed è una cosa abbastanza strana, perché comunque dici: ok, è un quadro un po' astratto, come fai a legarlo direttamente alla storia? Si legava perfettamente, perché io nel momento in cui ho visto questa seconda immagine, quindi tralasciando quella che sarebbe stata la mia prima scelta, l'ho tralasciata, ho scelto quest'altro dipinto, ho detto: ok, cavolo, è lui, perché era veramente inerente al romanzo, e mi piaceva soprattutto il fatto che dava l'impressione... No, non ve lo dico, dovete vederlo voi, ovviamente in copertina, le impressioni le dovrete trarre voi, perché l'astrattismo porta proprio questo, ognuno lo interpreta come vuole. Ecco, io l'ho interpretato in un modo che risultava essere perfettamente integrante con quella che era la storia narrata. E quindi ho contattato Corrado, ho detto: guarda Corrado, io sto per pubblicare un terzo libro, non lo sapevo all'epoca. Tu mi dicesti questa cosa, sei ancora disponibile? Mi ha dato la disponibilità, mi sono informata sul quadro, ovviamente tutto a posto, e ecco come nasce la copertina di questo libro. Quindi io ringrazio ovviamente Corrado Delfini per aver veramente posto la sua arte a servizio della mia arte letteraria, e soprattutto poi questa cosa mi rende veramente orgogliosa, perché avere un quadro, quindi avere un'opera d'arte come copertina di un mio libro, è veramente un qualcosa di molto molto bello, perché va certamente ad impreziosire l'opera, però rimane sempre in quel discorso culturale, soprattutto interculturale. C'è una collaborazione che è nata dal niente. È nata dal niente, da una battuta detta: ok, guarda che se pubblichi il terzo libro io ti metto a disposizione un quadro. E io che gli ho risposto: ti ringrazio, guarda, ne terrò sicuramente conto, quando succederà, se succederà, te lo faccio sapere. È successo dopo un anno. Quindi, ovviamente, magari questa è una cosa molto molto bella, perché si mette a disposizione la propria arte per altri tipi di arte. Quindi è molto bello avere una copertina artistica,
per come, diciamo, appunto come cover, come cover ovviamente del mio romanzo, perché va ad impreziosire, ad allargare quello che è il discorso culturale. La cultura è bella soprattutto quando si mescola, quando ovviamente apre orizzonti, li amplia. E quindi questa è una cosa di cui io ringrazierò sempre Corrado, perché soprattutto ha messo a disposizione un suo quadro, una sua creazione, per un libro ovviamente che è di un emergente, perché io non sono una persona, non sono un'autrice affermata, sono un'autrice emergente, quindi questo vuol dire anche andare a sostenere il lavoro della persona e dell'autrice, così come a mia volta spero ovviamente di sostenere e di pubblicizzare, soprattutto di valorizzare quello che è il suo lavoro. Quindi un grazie particolare a Corrado Delfini, che potrete trovare ovviamente su Instagram, alla sua pagina personale, su Facebook eccetera, date veramente, perché sono dei quadri molto molto belli veramente. Poi l'astrattismo, ripeto, lascia libera interpretazione a tutti rispetto a quello che ovviamente andrete a vedere nelle sue opere. Ringrazio lui e ringrazio ovviamente tutti voi che, soprattutto per l'attenzione che presterete a questo video, sperando sempre di farvi sempre piacere e farvi conoscere un po' di news oppure di pillole riguardanti ovviamente il libro stesso. Non vi svelo troppo, però ovviamente mi piace condividere con voi quella che è stata un po' la creazione del romanzo stesso. Quindi ringrazio Corrado di nuovo, ringrazio voi di nuovo per l'attenzione, vi mando un bacio grandissimo, alla prossima, ciao!